gentili ospiti, vi diamo il benvenuto al Villo Circo. Ah, vieni lì, fai due passi, dai. Iniziamo, lei arriva, parla del microfono. Questa è... Hai alzato? Se alzi si sente. Si sente? Ah sì. Bravissima. Hai visto? L'ha ripresa. L'ha sentito 4-5 volte sicuramente. Esatto. Va bene, partiamo. Ok. Ciao ragazzi, io sono Bindo, mi sto preparando per lo spettacolo. Fra pochi minuti inizieremo, ci sarà lo spettacolo Villo Circus. Inizio la fase del trucco, che è un'operazione che faccio ormai da tanti anni, circa 20, da quando ho iniziato a fare questo personaggio. Il personaggio Villo è nato da una passione, da tanta voglia di imparare, e con l'aiuto di Cristina, che già da ormai 10 anni è al mio fianco, è nato il progetto Villo Circus, quindi un piccolo circo, una piccola realtà che potesse essere autonoma dal punto di vista sia dello spettacolo che della gestione dei materiali e potesse portare quel po' che noi sappiamo fare in giro per le piazze italiane, non solo. Con l'inizio di questo progetto abbiamo incontrato una qualche difficoltà, perché quando si parla di circo non tutte le location sono pronte ad accettarlo, però fortunatamente a forza di insistere, di farci vedere, di proporci, siamo riusciti ad entrare anche laddove i grandi circhi hanno avuto difficoltà, sia per la logistica dei materiali più importanti, sia per il numero di artisti, per i costi, per le gestioni. Per loro non era possibile. Noi con questa piccola realtà riusciamo a entrare proprio all'interno dei centri storici. Oggi nello specifico siamo in una bellissima cornice, questa è una parentesi a parte, un palazzo storico della città di Ravenna, però con una struttura ancora più piccola del solito riusciamo comunque a portare una parte, una presentazione del nostro spettacolo. Cosa dire? La filosofia del nostro spettacolo è basata molto sulla comicità. La famiglia per noi è importante che si diverta tutta, sia dal bambino che l'adulto. Tutti i componenti della famiglia devono avere un momento dove possono ridere, divertirsi, insomma trovare un momento di interesse nello spettacolo. Divertire solo i bambini da un certo punto di vista potrebbe essere più facile, però quello che interessa a noi è che si divertano anche gli adulti, perché saranno poi loro a riscegliere di accompagnare i bambini al Villo Circus. Spesso ci riusciamo, ci piace il fatto che la gente ci segua, ci piace il fatto che chi viene torna, e per questo vogliamo continuare a lavorare nel migliore dei nostri modi, nel migliore delle nostre possibilità, al meglio, al massimo, come si può dire. Io nel frattempo sto andando avanti con la fase del trucco, che è una fase abbastanza delicata, perché quando si identifica un personaggio è bene che sia quello, quindi il trucco bene o male deve essere sempre lo stesso, può avere delle piccole sfumature, perché è chiaro che farlo a mano ogni volta può avere delle varianti, però non si deve di certo stravolgere. Adesso mettiamo un po' di rosso sulle guance, che è quello che dà un carattere un po' più allegro al personaggio, come poi la storia della figura clownesca ci insegna. La guancia rossa sicuramente è simpatica.
con il bianco abbiamo evidenziato dei tratti del mio viso che volevamo portare in evidenza, ed ora rimane l'applicazione del naso, che è uno dei punti forti della figura clownesca, perlomeno di quella tradizionale. Io uso un naso in lattice che lo vado ad installare per mezzo di questo mastice, che non sempre è la scelta ottimale, perché quando si suda, quando la temperatura è un po' più alta, tende a staccarsi, quindi io per abitudine lavoro sempre con un naso tradizionale ad elastico in tasca, perché qualora questo dovesse avere dei problemi posso sostituirlo immediatamente con l'altro. Diciamo che è un naso di scorta, come la ruota di scorta dell'automobile, che io tengo in tasca perché non si sa mai. Però questo qui senza fili è molto più pratico, e a me piace di più il fatto che non si vedano i fili sulla faccia. Facciamo asciugare un po' il mastice. In questo momento sta aderendo perfettamente al mio naso originale, che già di per sé non avrebbe bisogno di applicazioni, perché comunque è un naso importante, però noi lo andiamo comunque a nascondere con un naso ancora più significativo. Ecco qua, perfetto. Io direi che la maschera, il trucco di Billo è pronto, quindi a questo punto mancano due piccoli dettagli per completare quello che è il personaggio. Io li vado a prendere, aspettatemi. Uno di questi è il cappellino, di cui io sono molto affezionato, perché in questo caso poi va a fare pandane anche col mio gilet. Il cravattino di Billo, che cambiano i colori ma la forma rimane sempre la stessa. E l'ultimo dettaglio è questa qua, è la giacca. Questa qui è chiamata in gergo montura, è la giacca più tradizionale del circo, già di per sé identifica l'ambiente, l'ambiente dello spettacolo, un ambiente elegante, un ambiente pulito, un ambiente decorato. Eccola qui, io sono pronto, la musica fuori sta già suonando, il pubblico è già a sedere, bisogna che vado perché questa gente aspetta noi. Vai. Alla prossima. Vai Billo. Signore e signori, gentili ospiti, vi diamo il benvenuto al Billo Circo. Bocca al lupo!